tema è esattamente questo, cioè passare dalle metriche tradizionali usate sul web e particolari del web, che quindi per gli addetti ai lavori hanno un certo significato, ma portate sui tavoli dei grandi investitori pubblicitari perdono un po' di appeal, nel senso che in realtà il grande investitore pubblicitario vuole avere reach frequency e GRP da poter confrontare con l'investimento sugli altri mezzi, e internet ha sempre fatto, continua a fare fatica a fornire questo tipo di informazioni, che alla fine è l'informazione sul raggiungimento del target di comunicazione. La situazione, come sapete, comparando i due mezzi che, come abbiamo visto, si stanno sviluppando e stanno affermando le loro market share, è quella che vedete qua. Questo è particolarmente specifico dell'Italia. Per quanto riguarda la televisione, c'è la possibilità di misurare le audience dei contenuti editoriali tramite il dato auditor, così come il mercato fa elaborazione sempre sul dato auditor per dare le audience degli spot e dei drop, che vanno in maniera lineare, no? Quindi si interrompe la trasmissione, parte il break, e quindi auditor dà l'informazione sull'audience legata al contenuto pubblicitario. AudiWeb, passiamo alla parte internet, fa lo stesso lavoro per quanto riguarda i contenuti pubblicitari, non ha la possibilità di fare il medesimo, editoriali, non ha la possibilità di fare lo stesso lavoro per quello che riguarda le audience di una campagna pianificata online, perché non c'è interruzione, quindi le campagne non vengono pianificate su tutte le pagine, c'è una dispersione elevatissima, e quindi con i sistemi tradizionali di rilevazione delle audience la significatività è molto bassa, quindi il dato non è reperibile. Quindi ci troviamo in una situazione, come dicevo prima, sì, l'online ha tantissime metriche disponibili, ma non ha la metrica, appunto, che risulta essere comunque quella più importante per fare la post-campaign evaluation, cioè la valutazione di come è andata la campagna, come la campagna ha raggiunto il mio target demografico. Quindi tipicamente la pubblicità viene pianificata su sesso ed età e viene post valutata su sesso ed età. Nielsen si è quindi concentrata su questo, chiamiamolo, tassello mancante, buco informativo, no? Perché, come sapete, Nielsen nel mondo ha tra i suoi clienti tutti i grandi investitori, quindi questa necessità del mercato e anche gli editori, perché poi vedremo che non è solo un vantaggio, l'abbiamo visto le domande dell'editore, è un vantaggio per entrambi, perché questo dato, cioè riempire questo tassello, porta trasparenza sul mercato e quindi innesta un circolo virtuoso che può portare gli investimenti a crescere. Quindi alla fine quello che noi, su quale Nielsen si è concentrata, è trovare una metodologia che sia in grado di dare le metriche uguali a quelle dei mezzi tradizionali, e quindi avere un linguaggio comune anche per l'investimento online. Ok, come funziona Online Campaign Ratings? Non è una metodologia semplice e immediata, perché è una metodologia che sfrutta i big data che sono presenti sui server degli editori, anche sui nostri server, adesso vi spiegherò come, e così come sono presenti sulle piattaforme, le grandi piattaforme che forniscono servizi agli utenti internet. Quindi quando un messaggio pubblicitario pianificato online viene downloadato, scaricato e quindi visto da un computer, se questo messaggio pubblicitario contiene il tag di Nielsen, si innesta tutto un processo, che è quello descritto
in questa chat. Il primo processo è quello di mandare un post nei confronti dei nostri server Nielsen, quindi un canale assolutamente indipendente da quello della deserving, su cui noi raccogliamo l'informazione che è un impression qualificata sul placement dove è stata raccolta e la campagna pubblicitaria che la riguardava, il formato pubblicitario che la riguardava, eccetera eccetera, viene postata verso i nostri server.